Buongiorno e buona domenica a tutti, io sono Fabio Samerago, fotografo professionista e oggi ho l'onore di darvi il benvenuto in questa nuova puntata di Fotografando per Passione. Di nuovo buona domenica a tutti, spero che state tutti bene. Allora, anche questa domenica, come ogni domenica, volevo commentare insieme a voi le foto più interessanti, più belle, legate alle news dell'ultima settimana. Ci saranno momenti legati allo sport, legati all'attualità e ovviamente anche qualcosa legato alla cronaca. Volevo iniziare con una foto che secondo me è molto simpatica ed è una foto scattata durante gli Australian Open che ritrae una tennista in un momento decisamente particolare perché no, si è posata sul suo naso questa farfalla. È una foto che mi ha colpito proprio per la sua, in un certo senso, la capacità del fotografo che è Paul Kroc di cogliere l'attimo. Per cui questo momento così, così particolare in cui la ragazza chiude gli occhi e quindi insomma dà proprio l'idea della cosa avvenuta istantaneamente, è stata una cosa molto, molto improvvisa e mi piace davvero il fatto che il fotografo abbia fermato l'istante raccontando in questo modo un momento molto, molto particolare che va al di là della fotografia di sport, cioè noi riusciamo a capire che siamo agli Australian Open banalmente per come è vestita la sportiva, ma per il resto è una foto davvero molto particolare e volevo davvero condividerla con voi per iniziare con un tono estremamente positivo questa puntata, questa domenica. Altro scatto molto molto particolare, l'ho visto in più siti, in più situazioni, come uno scatto no, super selezionato. Innanzitutto, qua bisogna avere un contesto, che è una cosa che a leggere l'immagine aiuta ed è una cosa che spesso ci si dimentica. Questo gatto sta passando in mezzo a dei bastoncini d'incenso approntati per festeggiare il Capodanno cinese. Ok, quindi questa è la settimana del Capodanno cinese, inizia l'anno del bufalo, da quello che mi sembra di aver capito di quel poco che so di oroscopo cinese, e è una foto molto bella. Innanzitutto è composta molto bene, con questo gatto super centrale che guarda in camera, ok? Anche questa cosa è molto importante perché lo sguardo del soggetto, sia una persona o sia un animale, non cambia, crea una connessione con chi vede la foto. Per cui nel momento in cui guardo una foto, il gatto in questo caso è come se mi stesse guardando negli occhi e quindi come se io fossi lì, come se ci scambiassimo uno sguardo e questa cosa è molto importante. Quindi c'è questo dettaglio dello sguardo in camera che è molto forte, che aumenta la forza della fotografia. Tutto questo rosso che comunque a livello comunicativo è un colore molto forte ed è un colore che attira tantissimo l'attenzione. E poi c'è questa cosa della composizione perfettamente centrale, direi quasi simmetrica, che lo rende veramente uno scatto molto molto interessante. Ed è uno scatto di Willy Kurniwan, credo che si legga così, e del Capodanno cinese. Poi, qua andiamo in Myanmar. In Myanmar ci sono state. L'avevo già detto settimana scorsa, c'è stato un colpo di stato, se non mi ricordo male, il primo di febbraio, e dal primo di febbraio, insomma, ci sono state le proteste, ovviamente, contro questo colpo di stato. Mi piaceva questa foto per una serie di motivi. Vabbè, partiamo dal significato che secondo me è molto bello, nel senso che comunque c'è questa mamma col bambino in braccio, che protesta, ma c'è anche questo contrasto fra la protesta, quindi il caos che immagino, no? Perché non saranno silenziosi, e questo bambino che invece dorme. Mi piace l'abbraccio, mi piace, insomma, ci sono tanti elementi interessanti in questa immagine. Poi è composta in maniera molto bella, che
perché anche in questo caso l'attenzione è tutta sul centro. Gli altri manifestanti non hanno, almeno quelli proprio attorno alla ragazza, dei colori così accesi. Invece lei è vestita di rosso, ha questa fascia rossa in testa. Ci sono tanti elementi che attirano comunque l'attenzione, ed è una cosa fondamentale in fotografia, lo dico sempre quando faccio corsi, che l'occhio di chi guarda va guidato verso quelli che sono gli elementi importanti dell'immagine. Il fatto di essere centrale e con questo colpo di colore ovviamente aiuta a guidare l'attenzione su quello che io voglio raccontare, quindi su questa mamma con questo bambino che dorme in braccio a lei durante questa protesta in Myanmar. La foto è di Ye Aung Tu, anche in questo caso spero di averlo pronunciato giusto. Allora, altro scatto, rimaniamo diciamo in una situazione complicata, perché qua siamo in Siria, e lo scatto è di Aref Watad, e praticamente questa è una palestra vicino ad Aleppo, nella zona di Aleppo, e nonostante la guerra, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, lo sport va avanti. Lo sport, che secondo me ha un grande compito, ha una grande forza di coesione, ed è anche un modo probabilmente anche per svagarsi e sfogare lo stress, che sicuramente in quelle zone è alto. E questa foto mi piaceva innanzitutto perché racconta comunque molto bene la situazione, cioè il fatto di vedere che loro stanno facendo box, si stanno allenando in uno spazio che però è stato squarciato probabilmente da un bombardamento, mi fa capire che comunque loro non sono in una situazione normale, non è una normale situazione di sport e di allenamento, ma stiamo parlando di una situazione sicuramente difficile. Dopodiché mi piace per come è composta, la foto è leggermente inclinata. L'inclinazione nelle immagini ha un ruolo ben preciso. Spesso durante i miei corsi lo dico, che c'è qualcuno che ha la tendenza a inclinare la foto perché così, non so, gli sembra di essere un po' artistico, un po' originale, ma in realtà l'inclinare un'immagine ha un preciso significato all'interno di quello che è la comunicazione fotografica. In questo caso mi aiuta a dare dinamismo e mi supporta il movimento del pugile a sinistra, che penso intento sferrare un pugno contro il sacco, anzi in realtà credo che l'abbia appena sferrato perché il sacco si sta allontanando da lui, e quindi mi aumenta la sensazione di movimento, e quindi mi fa capire che questo è un allenamento intenso, che insomma non è uno scatto in posa, ma si stavano veramente allenando in quel momento. Questa cosa secondo me è molto bella ed è molto importante. Poi è una situazione che mi ha colpito per una serie di motivi. Il primo è che siamo in Iraq, e devo essere sincero, non so voi, magari fatemelo anche sapere nei commenti, ma vedendo questa situazione l'Iraq non sarebbe stata proprio la prima nazione a cui avrei pensato. Ed è una situazione un po' particolare, perché degli animalisti, ecco, termine probabilmente più giusto, degli animalisti hanno liberato quest'orso, e quindi insomma c'è questa immagine molto particolare di questo orso, no, dal pelo chiaro, quasi bianco, non è bianco, ma insomma è un beige molto chiaro, che corre in mezzo a quelli che sembrano davvero una selva di giornalisti, perché hanno tutti più o meno in mano una macchina fotografica. È molto bella innanzitutto perché insomma c'è grande dinamismo, c'è tutta questa gente che corre, la neve che si vede che si alza, l'orso che sta correndo, e poi c'è questa composizione anche qui molto molto centrata, in cui io vedo delle linee che partono dai due angoli inferiori, quindi dall'angolo inferiore sinistro e l'inferiore destro, e mi convergono verso l'orso che è chiaro in mezzo a tutta questa gente vestita di scuro. Quindi anche in questo caso l'attenzione, l'occhio di chi guarda, la prima cosa che nota è l'orso. Poi lentamente ci si fa delle domande, ci si sposta ai lati e si capisce che è una situazione in cui ci sono giornalisti per le macchine fotografiche, che comunque c'è dinamismo, e poi forse guardando i volti delle persone si capisce che siamo in Medio Oriente. Poi ovviamente magari riuscire a capire che sei in Iraq è un passo successivo, e anche in questo caso conoscere
la storia dietro lo scatto aiuta a leggerla in maniera più precisa. Poi prendiamoci un attimo di bellezza. Non è uno scatto in realtà legato alle news in senso stretto, però è uno scatto che è stato pubblicato questa settimana ed è il lago Michigan, scattato da Kamil Krasinski, credo che sia, all'alba. Ok, quindi c'è questa persona, capisco che fa un freddo allucinante per come è vestita, perché effettivamente è vestita molto pesante, poi anche per il fatto che vedo il ghiaccio per terra. E mi piace molto per il contrasto fra la luce calda che arriva dal sole e quindi questo lago con questa, no, lieve nebbiolina, questo fumo che si alza dal lago, che è tutta una parte di luce molto molto calda, e invece il lato di terreno dove sta in piedi questa persona, che invece ha un tono molto molto freddo, quindi anche questo contrasto è molto bello. Poi l'immagine è divisa quasi diagonalmente da una linea, che quindi ne divide molto bene i pesi. Le linee delle nuvole sono su quello che si chiama in gergo terzo superiore, quindi l'immagine è costruita veramente molto bene e quindi mi sembrava giusto condividerla con voi. Altro scatto, questo mi è piaciuto molto, è uno scatto di Serena Williams agli Australian Open, è uno scatto di Lauren Hilliot, ed è uno scatto molto grafico, molto bello. Innanzitutto mi piacciono tutti i rimandi dei colori, perché no, lei è vestita di rosso e ha la fascia blu, e sullo sfondo ci sono una macchia di colore rosso e una macchia di colore blu, che quindi richiamano, cioè in questa foto alla fine ci sono due colori, il rosso e il blu, che vengono ripetuti un paio di volte. Poi mi piace moltissimo la luce che disegna il profilo della tennista e che proprio la divide in due, nel senso che la parte verso di noi è praticamente in ombra, l'unico dettaglio che io riesco a vedere è giusto appena la bocca e l'orecchino, mentre poi c'è questa linea che la separa dallo sfondo, perché lo sfondo è più scuro, ma lei è illuminata e quindi si vede perfettamente il profilo. Secondo me è un ritratto pazzesco, probabilmente di un momento di concentrazione della tennista, e quindi anche questo secondo me racconta molto dello sport, pur non mostrando lo sport, e quindi dal punto di vista agonistico secondo me è una bella immagine. Altro scatto, e qua torniamo alla fotografia di paesaggio. È meraviglioso per come è composto, è meraviglioso per quello che comunque mi trasmette, perché mi trasmette comunque una pace incredibile. È Mont Saint-Michel, è una foto di Stéphane Mahé, ed è, mi piace perché comunque c'è questa linea che passa e parte, no, di questo rigagnolo d'acqua che mi guida l'occhio verso Mont Saint-Michel. Cioè Mont Saint-Michel è l'unica cosa visibile che si staglia sul cielo. Ok, sì, c'è un piccolo, credo, promontorio sulla destra, ma è, diciamo che dando una prima occhiata alla foto non lo si nota, per cui già io quello che mi attira l'attenzione, quindi Mont Saint-Michel mi attira l'attenzione per quello. Se non fosse solo per quello, io ho anche tutta questa linea che parte dal basso e piano piano mi porta a vedere Mont Saint-Michel. Anche qui torniamo sul discorso di guidare l'occhio, e questa foto con tutto questo spazio negativo sulla destra, perché è tutta neve in cui non succede niente, e questa parte invece che mi suggerisce un movimento dolce e lento, è una foto molto meditativa, non lo so, a me, e vorrei sapere anche a voi cosa trasmette. A me trasmette una grande calma, ok? La trovo un'immagine molto rilassante, e con questo occhio che piano piano arriva a Mont Saint-Michel e si gode questo panorama. Andiamo su un altro scatto, sempre nella neve, perché ovviamente in questi giorni ha ripreso a fare freddo, e questo è un labirinto ripreso dall'alto, quindi una foto di droni, in Germania, è una foto di Martin Messner, e sono due persone che portano a spasso i cani all'interno di questo labirinto. È una foto estremamente grafica, il drone è spesso zimutale, l'ho usato anch'io proprio perché è in grado di regalare degli scatti estremamente grafici, e mi ha colpito, diciamo, principalmente per quello. Poi dietro non c'è ovviamente una grande storia in questo scatto, è uno scatto però secondo me molto piacevole da vedere.
arriviamo all'ultima immagine, un'immagine molto molto particolare. Mi piace perché innanzitutto è una soggettiva e quindi mi regala il punto di vista di chi sta facendo l'azione. L'azione la sta facendo una ballerina che si chiama Vittoria Bueno. La foto è di Wesley Marcelino, credo sia la pronuncia corretta, e Vittoria Bueno è una ballerina che è nata senza braccia e qui è ritratta una sua compagna di ballo mentre Vittoria la sta truccando. Okay. Mi è piaciuta moltissimo come immagine proprio per la potenza di questo punto di vista. Non, no? Il fotografo avrebbe potuto raccontarlo in mille modi, avrebbe potuto, no, allontanarsi e riprendere la ragazza, questa, la ballerina Vittoria Bueno, mentre trucca l'altra ragazza, quindi a fare un'immagine più larga e includerle tutte e due. E invece trovo che la scelta, anche magari un po' controcorrente, perché non è una scelta così istintiva nel momento in cui uno deve raccontare una situazione, ma questa idea di dire mi metto al suo posto e dal suo punto di vista racconto questo gesto, secondo me è geniale, mi regala, mi trasmette un'empatia per questo momento fortissima, che davvero è un bellissimo regalo della fotografia, che permette per un breve istante di mettersi nei panni delle vite degli altri, e credo che sia veramente una cosa bellissima della fotografia. Questa era l'ultima foto di questa domenica. Mi piacerebbe sapere davvero cosa ne pensate delle foto che vi ho mostrato, delle foto che vi ho raccontato oggi. Fatemelo sapere nei commenti, oppure scrivetemi anche una mail all'indirizzo fabio@salmoirago.it. Per questa domenica è tutto. Vi auguro nuovamente buona domenica e ci vediamo domenica prossima.